Qua è grazie anche al comune, in collaborazione col comune del Monceriggio, il museo qui, veramente si è pensato di fare. Sì, ma appunto l'amministrazione abbiamo approfittato dell'occasione del suggerimento di Pierluigi e di Luca, che sono andati disponibili a fare questa giornata a parlare di territorio, perché comunque Luca in questi ultimi anni soprattutto fa parte di questo territorio della nostra valle, della nostra Cinizia. Perciò ho pensato di fare questa giornata per parlare, e sicuramente sapranno farlo loro, che sono soprattutto lui che è quello che ha predisposto tutte le cose. Perciò lasciamo la presentazione più specifica a lui. Noi come comune ringraziamo chi è qua adesso e loro che ci hanno portato queste cose. Questo ve lo devo leggere, però, perché non mi ricordo tutto. Luca Anselmo, cioè laureato in scienze forestali e ambientali, 2007, collaborato al monitoraggio del lupo in Val di Susa, provincia di Torino, 2007-2008. Ha continuato come volontario appassionato a seguire la ricolonizzazione di questo predatore negli anni seguenti. Oggi è ritornato a occuparsene per lavoro. 2010-2011 si è occupato del monitoraggio del Fagiano, di Monte del Parco Orsiera, Roccia Vre, e della raccolta dei dati sulla monticazione di bestiame all'interno dello stesso territorio a fini conservazionistici. Sono un po' emozionato. Per Luca. In questi ultimi anni ha fatto scoperte interessanti sulla presenza di alcuni anfibi rari in Valle di Susa, ancora da segnalare, perché ce n'è uno qua molto vicino. Un tritone, basta, non diciamolo più, vale? No. 500 non diciamo più, qua. Non diciamo niente. Prego. Ok, grazie. Qua basta, devo schiacciare, vero? Sì. Stand by, per farlo... Ok, allora io intanto faccio questa introduzione. Allora io qui sono, lo dico, in veste di guida naturalistica. Nonostante io abbia in passato lavorato per il progetto di monitoraggio del lupo, che un tempo si chiamava Progetto Lupo Regione Piemonte, e in tempi più recenti ho lavorato anche per il Life Wolf Alps, che invece è, come dire, l'aggiornamento che è stato fatto negli ultimi anni, io qui sono soltanto in veste personale, per cui sono qua per raccontarvi quello che ho imparato sul lupo, sia sulla pratica che ho avuto la fortuna di avere sull'argomento, lavorativa e non, perché poi in realtà chi si occupa di questo animale normalmente acquisisce una certa passione che lo porta a fare poi anche tanto volontariato, e poi soprattutto perché appunto quello che vi esporrò sarà una sintesi dei dati che sono stati raccolti negli ultimi anni, e soprattutto vi presento un po' quello che è il lupo anche a livello un po' globale, perché una cosa che c'è da dire riguardo al lupo è che se si parla di lupi, i lupi che possiamo trovare in Antartide, quelli bianchi bellissimi che ci sono in certi documentari, sono praticamente la stessa cosa di quelli che possiamo trovare in Egitto, nel senso che sono la stessa specie e quindi hanno lo stesso comportamento e lo stesso utilizzo dell'habitat, delle prede che hanno un po' dovunque. E anche qui da noi sicuramente lupi che ci sono in Italia non fanno eccezione, rispettano degli schemi ben precisi. Allora il mio obiettivo è proprio quello di spiegarvi come si comporta il lupo, qual è la sua biologia, qual è la sua etologia, quindi come si comporta, e qual è la sua ecologia soprattutto, cioè quale mestiere lui fa nell'ambiente, nel senso come si colloca come predatore in quello che ci circonda. E poi chiaramente se si parla di lupo si parla anche di uomo, per tanti motivi, e andrò un pochino a snocciolarli da questo punto di vista. Quindi sostanzialmente adesso inizierò a farvi vedere tutta una serie di immagini, di slide. Adesso il computer si è un po' piantato, ma ce la faremo. Provo a ripartire da qua. È una presentazione un po' pesante, perché alcune immagini sono, cioè, pesante spero non nei termini dell'esposizione, tutta dal punto di vista della dimensione delle foto, che non so come fare a ridurle, ma allo stesso tempo che siano presentabili. Solo una cosa tecnica. Sì. Vi dà fastidio questa luce? Provo a spegnerla. Dite voi.
Allora, vi faccio allora, inizio a farvi questa presentazione. Tenete però sempre presente una cosa. Io quando inizio a parlare dei lupi, e ho fatto questa esperienza nelle scuole tantissimo, non che oggi sia la stessa cosa, con voi cercherò di andare un po' più nello specifico di certi argomenti, però c'è sempre una difficoltà da parte di chi espone. E la difficoltà io la esprimo in questo modo. Perché secondo me rappresenta veramente qual è il nocciolo della questione. Vedete che lì ci sono scritte due frasi un po' così messe a casaccio, anche un po' bruttina come slide, a parte le impronte dei lupi che ci sono sotto, il resto che c'è scritto è un classico detto, in bocca al lupo. Spero che ognuno di noi abbia ricevuto questa frase, perché è una frase normalmente intesa in senso positivo, perché vuol dire semplicemente buona fortuna. Tant'è vero che ormai una cosa è girata parecchio, in bocca al lupo deriva dal fatto che la madre dei cuccioli li sposta a ogni disturbo che riceve e quindi a diverse tane normalmente li sposta per proteggerli. Quindi dire a una persona in bocca al lupo non è augurare che sia mangiata, infatti non bisogna mai dire crepi, ma è piuttosto dire ti auguro di essere spostato con delicatezza se succede qualcosa che non va. Però attenzione, il lupo è presente in tantissime frasi che noi diciamo nella nostra vita. Un'altra di queste, ad esempio, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Questa accezione invece è completamente diversa, viene intesa normalmente in senso negativo. Cioè, se io dico il lupo perde il pelo ma non il vizio, vuol dire che una persona, che ne so, che da un po' che non si vede, sembra cambiata, in realtà non lo è, non bisogna fidarsi troppo, quindi timore, quindi senso negativo. Eppure stiamo parlando dello stesso mammifero. Perché vi dico questo? Perché il lupo, a livello proprio di mammiferi, è l'animale in assoluto più nominato in letteratura chiaramente scritta dall'uomo, quindi libri, film e quant'altro nominano soprattutto come mammiferi il lupo. Questo vuol dire che nella nostra cultura è talmente presente che dovrebbe essere tecnicamente un animale che noi conosciamo molto bene. In realtà vedete che semplicemente due detti tra quelli più diffusi, e mi sono reso conto che tra i bambini mica tanto, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, non lo sentono spesso, si sta un po' perdendo. Confermate bambini, lo avete mai sentito dire? Visto loro, dicono di no. Invece un detto, pensate, una frase che si diceva un sacco, un po' di anni fa, almeno quando ero piccolo io si diceva, e me lo dicevano anche. Ecco, dovremmo conoscerlo molto bene, in realtà ci sono già due accezioni che lo rendono fin troppo buono in un senso, fin troppo, come dire, cattivo, comunque sospettoso da un altro. Quindi io, in realtà, quando inizio a parlare di lupi, faccio vedere sempre due filmati di aquile. Voi direte, questo qua è matto. La realtà è così. Però fate finta che io sia una persona normalissima e che vi fa adesso vedere un video che dovete trovare, fatto su queste montagne. Io adesso non so chi di voi vada parecchio in montagna o no, però queste sono aquile. Aquile che non so fino a che punto si spingono in Balcinischia, però sono aquile filmate verso i quattro denti di Chiomonte, che prima di fare, non nel senso che non so se sia la stessa coppia, solo in questo senso, quale aquile lo so che ci sono, però non so se sia la stessa coppia, sarebbe da verificare, sta di fatto che ai quattro denti di Chiomonte mi è capitato di registrare con la mia macchina fotografica un avvenimento un po' particolare. Un avvenimento un po' a luci rosse, però penso che anche i bambini possano vedere. Allora, queste sono due aquile reali che volteggiano, fanno tutta una serie di manovre. A un certo punto una scompare, non sono più riuscita a vederla, era marzo, per cui io mi trovo parecchio in basso per non rischiare troppo le valanghe andando in alto. E poi in realtà mi sono reso conto che una delle due si era appollaiata, si era posata. Ecco,
Ok, allora quello che avete visto è un accoppiamento di aquila reale. Mia nonna aveva le galline e mi ricordo 3/19/2014. Sì. 19. A marzo hai messo in prima inglese, ah. Sì, ah. Fanno un po' al contrario. Sì, sì, sì. O forse siamo una caccia al contrario, dipende dai punti di vista. Sta di fatto che cosa succede? Mia nonna aveva le galline e avevo già visto questo tipo di comportamento. Certo, non mi aspettassi che fosse identico, fatto delle aquile. Però prima che si posassero, facessero questo accoppiamento breve e, come dire, un po' gallinesco, quello che mi dà, almeno a me, come sensazione vedere volare le aquile, se ne parlavo prima con Andrea qua sotto, che mi raccontava di averle viste, forse visto un gipetto persino, volare qua sopra, la sensazione, almeno mia personale, è quella comunque di una sensazione di estrema libertà e padronanza del cielo. Insomma, vedere volare un'aquila, obiettivamente, penso un po' tutti in realtà, sia una delle cose che ci fa provare delle sensazioni più belle. Allo stesso tempo, se prima c'era il filmato luci rosse, adesso andiamo decisamente sulla cronaca nera. Allora, quello lì non è un tacchino, eh. Questa è un'aquila reale che invece è filmato nel parco Sierra Roccia Brera. Mattino presto, in un versante dove era appena uscito il sole, adesso vedrete dei cerchiolini che evidenziano una cerva che sta allattando il suo piccolo, che era nato da veramente poche ore, e l'aquila a piedi sotto di lei. Cosa succede? Per i bimbi che magari non sono velocissimi a leggere. Praticamente l'aquila a un certo punto decide di speccare il volo, o meglio le condizioni glielo permettono, fa un paio di termiche, quindi due giri, e fiomba sul piccolo. Nel frattempo la madre si era nascosta, così come di norma. E va. Quella è la scena finale di un'aquila che ha appena fatto quello che il suo istinto gli ha detto di fare. Io ho sentito nel brusio, perché sarò anche un po' rimbambito ma non sordo, ho sentito a un certo punto, ma poverino. Adesso, senza indagare chi sia stato, secondo me ha espresso una cosa che tutto sommato forse anch'io ho pensato mentre filmavo. E tutto sommato mi è sembrata anche brutta l'aquila mentre faceva quel rotolamento giù per il versante, cercando il piccolo di cervo. E quindi anche lì mi chiedo, ma cavoli, un animale, uno lo vede volare ed è, come dire, il simbolo della libertà, di quello che magari uno vorrebbe essere, poi nel momento in cui fa una cosa che gli dà, come dire, la benzina per poter volare, diventa cattivo. Diventa automaticamente, se non cattivo, comunque almeno brutto. Questo è il punto. Io adesso parlerò di lupo invece, non di aquila. Comunque sempre un grande predatore. Qual è il punto? Che il lupo nella realtà è diverso normalmente da quello immaginato. Questo perché nella nostra immaginazione, io qua sfido chiunque, prima o poi mi capiterà, non so se qua in Italia o da altre parti, non credo neanche di andare in giro per il mondo, per cui non mi capiterà, di sentire qualcuno che dice: no, io Cappuccetto Rosso, la favola di Cappuccetto Rosso non l'ho mai sentita. E cavoli, a me, ma non so quante volte me l'ha raccontata per andare a dormire. E bambini, voi l'avete conosciuta questa favola? Sì, bella, questo sì. E questo sì. Quindi, comunque, tutti noi cresciamo con una certa conoscenza comunque del lupo, almeno sappiamo che è un carnivoro fin da piccoli. Poi sappiamo anche che si mangia le nonne, queste robe qua, però se non altro sappiamo che è un carnivoro. E certo, perché il lupo e l'uomo, da studi fatti a livello storico, si conoscono da 50.000 anni. Quindi da 50.000 anni l'uomo parla del lupo e ne parla veramente in varie maniere.
e vi riassumo più o meno quello come era rappresentato in queste vallate qua, senza andare troppo lontano. Dopo le glaciazioni queste vallate qua non hanno visto uno stabilirsi delle persone in paesi immediato, stiamo parlando di periodi storici, quello ad esempio dei cacciatori neolitici, dove queste vallate venivano percorse soltanto per cacciare e raccogliere cibo e poi da portare via, c'era una sorta di nomadismo. Ecco, per quelle persone il lupo era un esempio di cacciatore da imitare, vedete l'ho scritto, e veniva rappresentato normalmente come un figo. Si dice ancora figo, bambini? Bisognerebbe. È ancora una parolaccia. Non so se... Quando ero... Sì? Meno male allora che non si dice. Che cavoli? Meno male, volevo proprio vedere. Però è sdoganato nei cartelloni marchi. È sdoganato nei marchi. Ma anche schifo. Quelli... Non si guarda nei cartelloni marchi. Non si guarda nei cartelloni marchi. Vai, torno sempre. Adesso, questo disegno me l'ha fatto un mio amico, però obiettivamente nelle pitture rupestri il lupo, anche se non era rappresentato esattamente così, era rappresentato comunque come un animale, se non altro da invidiare, forse per le sue capacità del muoversi, nel cacciare, dei cacciatori. Si viene in un'era più recente, età antica, l'uomo cambia atteggiamento rispetto a quello che fa nell'ambiente, invece di fare il nomade si stabilisce, invece di cacciare prede in giro, le prende, le recinta, fa l'allevamento, e invece di cercare cibo in giro, semplicemente se lo coltiva. Quindi cambia assolutamente strategia. Fino a prima forse era persino un po' simile al lupo per certi versi, qui sicuramente diventa differente. Ecco, viene rappresentato in un modo differente ancora. Viene rappresentato come un nemico delle greggi, e certo, perché il lupo, non che fosse invidioso particolarmente forse della strategia dell'uomo per sopravvivere, però sicuramente le sue pecore erano un po' più subite dei camosci e quindi erano più facili da predare, così come anche adesso tra l'altro, e quindi diventa un nemico, però non un nemico per la propria incolumità, un nemico delle greggi, così veniva rappresentato. Poi arriviamo a un periodo bellissimo della nostra umanità, il Medioevo, che ci ha regalato penso le cose più truci che siano mai state fatte sull'uomo e dall'uomo verso la natura, e che comunque vede il lupo rappresentato come crudele, malvagio, assetato di sangue, un vero diavolo, ma questa volta anche per l'incolumità personale. C'è da dire una cosa, nell'arco di migliaia di anni una specie non è in grado di cambiare comportamento, c'è da dire purtroppo neanche l'uomo riesce a farlo, nessuna specie in un migliaio di anni può cambiare comportamento, quindi lo stesso animale che veniva descritto forse troppo bene all'inizio viene descritto forse troppo male alla fine, oppure uno dei due c'aveva ragione, magari c'avevano ragione nel Medioevo, non lo so, sta di fatto che veniva rappresentato così. Questa qua vedete è un lupo. Non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di vederlo, l'avrà visto sicuramente grande così, con delle zampe fatte a forma di artigli di dinosauro, ma ai tempi i dinosauri non sapevano cos'erano, quindi magari delle zampe di grifone, la coda lunghissima, il pelo irto e sarà sicuramente sporco e puzzolente, la lingua che sembra quella di un serpente, soprattutto l'immancabile le ossa dei bambini sotto di lui. Queste sono rappresentazioni, quella era una rappresentazione più medievale, questa qua invece è una rappresentazione più recente, ok? Non c'erano le macchine fotografiche, però su come dire, giornali dell'epoca, sempre tra virgolette, il lupo veniva rappresentato così, tendenzialmente abbastanza nero. Comunque molto grande, vedete, vi faccio già vedere questa cosa, guardate la dimensione, vediamo se funziona la freccia, sì, di questo lupo rispetto a questa persona che deve essere un adulto che difende la sua famiglia. Guardate l'altezza del ginocchio, l'altezza delle sue zampe, poi vi spiegherò perché vi faccio vedere questa roba. Comunque insomma, situazioni sicuramente non tranquille, non stiamo vedendo un pastore che fa le coccole a un peluche, ma anzi vediamo un lupo che viene, che insegue il, semmai il pastore. Allora, dove sarà la verità? Sarà un animale da stimare? Figo. Oppure sarà un animale da un po' così
diciamo un po' tenebroso, un po' da, da sospettare, oppure sarà decisamente un animale cattivo da evitare, oppure vi aggiungo, come si vede spesso adesso, sarà un peluche da carezzare. Io vi dico già questo, siccome che la mia presentazione è un'opinione personale, vi dico fatevi la vostra, io non è che voglio influenzare più di tanto. Io da adesso in poi parlerò oggettivamente di quello che è il lupo, dopodiché ognuno si faccia la sua idea, perché mi sembra la cosa più intelligente da fare. Sta di fatto che siccome che l'andamento della considerazione del lupo è stata sempre più negativa, i lupi in Piemonte sono stati estinti completamente circa, allora l'ultimo lupo è stato, questo qua è un'immagine, è stato ucciso a Mondovì nel 1929, ed era un individuo maschio veramente bello, come vedete nella fotografia. Chi l'aveva preso era giustamente fiero di averlo fatto, anche perché aveva avuto una ricompensa, certo, perché i lupi venivano ricompensati, e come. In Valle di Susa gli ultimi lupi sono scomparsi già leggermente prima, verso la fine del 1800, forse c'era ancora qualcosa che girava nell'inizio del 1900. Si sa ad esempio che tra il 1816 e il 1831 in Valle di Susa vengono uccisi ben 61 lupi, tutti registrati, e guardate che la maggior parte proprio qua in Valcenischia, dove ci sono diverse testimonianze storiche, diversi verbali di consegna dell'animale morto, oppure ad esempio anche di cuccioli vivi, che sono stati consegnati. Ad esempio mi ricordo di aver letto questo episodio, che a Novalese vengono acchiappati questi 3 o 4 cuccioli vivi, senza grandi difficoltà vengono portati a Salvertran per essere chiaramente uccisi e per dare la ricompensa a chi l'aveva fatto. Le prime testimonianze invece di essere sicuri che il lupo prima ci fosse qua in Valle di Susa ce l'abbiamo, anzi addirittura a livello del Piemonte ce l'abbiamo proprio qua, nelle cronache di Novalesa ci sono già indicazioni che il lupo qua era esistente, anzi aveva ucciso un bambino, almeno da quello che c'è scritto, aveva ucciso un bambino nella zona di Monpantero, e questa cosa aveva fatto sì che tutti gli uomini del paese si armassero per andare a far fuori tutti i lupi che c'erano, cosa un po' difficilotta. Allora, tenete presente che dalla circolare del 13 settembre del 1819, emessa dalla vicintendenza di Susa, venivano dati questi premi per ogni uccisione di lupo: lupa gravida 100 lire, lupo maschio un po' meno 75, cucciolo di lupo 12,50 lire. Quindi insomma poteva essere un introito non da poco, Mi metto anche nei panni dei valligiani, che magari coi lupi non ce l'avevano neanche più di tanto, però che comunque cavoli, era un introito non da poco. Vi faccio vedere anche quest'altra cosa che si ritrovate negli archivi. Pensate che nel 1793, ad esempio, perché poi di altre zone non si hanno grandi notizie, ad Exil si erogava tutta una serie, di nuovo 5 lire per una lupa, il lupo di nuovo un po' di meno, il cucciolo ancora meno, ma più che altro che si facevano dei turni di guardia attorno al paese per proteggersi dai lupi e dagli incendi anche contemporaneamente. È una cosa un po' particolare, però, visto che da ste parti. Allora, il lupo praticamente viene estinto da tutto l'arco alpino, quasi da tutti gli Appennini, e si conserva soltanto più in quella che viene ancora considerata oggi la zona più selvaggia d'Italia, che è l'Abruzzo, tra l'Abruzzo e il Molise. Negli anni 70, il famoso WWF insieme a altre associazioni ambientaliste si rendono conto che c'erano ancora dei lupi in quella zona e dicono: beh, fermi tutti, forse è il caso di non giocarceli proprio del tutto, mettiamoli come specie protetta e poi valutiamo cosa farne. E questo viene fatto nel 1976. Il lupo, invece di essere ucciso, di colpo diventa specie assolutamente protetta, quindi si può riprodurre di nuovo senza grandi rischi. E cosa succede? Una cosa fantastica che successa un po' in tante zone del mondo. Vedete, nel 72, prima che venisse fatta la legge che decreta il lupo protetto, viene fatto un censimento dei lupi in Italia e si scopre che in realtà erano presenti anche verso la Calabria, ad esempio, e che c'era qualcosina che si muoveva anche a sud della Toscana, e poi chiaramente nel cuore degli Appennini.
Nel 2000, quindi passate alcune decine di anni, i lupi sono stati in grado di riconquistarsi ancora altri spazi ed arrivare fino nelle nostre zone. Questo è quello che successe in Valle di Susa. Nel 1994, ormai parliamo di parecchi anni fa, è avvenuta la prima osservazione di lupo in provincia di Torino, Alta Valle di Susa. Provincia di Torino, però ci sono altre vallate prima della nostra, però la prima è avvenuta in Alta Valle di Susa. Altro primato, la prima riproduzione documentata della provincia di Torino, di nuovo in Alta Valle di Susa. Quindi dice, cavolo, ci vogliono proprio bene sti lupi, non potevano andarsene. 2000, presenza stabile di almeno un branco in Valle di Susa. Comincia a esserci il dubbio che siano già due i branchi. E cavoli, e la vallate prima, la Val Germanasca, la Val Chisone, e poi ancora altre vallate del Cuneese che sì, erano state colonizzate, ma mica tanti anni prima, della nostra. Questa è una cartina, in realtà, un po' datata, perché è del 2017, però era soltanto per farvi vedere la presenza di anche altri due predatori sul quali si dei quali si parla poco. A me piacerebbe poi fare una serata anche su lince e orso, però siccome qua non ci sono ancora, alla fine si parla sempre di lupi. Però tenete presente, quella più o meno è la cartina del nord Italia, vedete dove è rosso, ormai le zone colonizzate nel 2007 dal lupo, più o meno adesso sono le stesse. In verdolino si vede poco, ci sono quelle della lince, che erano state anche loro, le linci, così come il lupo, completamente estinte dalle Alpi, e sono state reintrodotte, quindi portate da altre parti e messe in Svizzera e in Francia, e piano piano stanno ricolonizzando l'arco alpino a scendere, quindi vedete che cominciano a affacciarsi anche nella nostra vallata. In giallino invece, anche questo non si vede granché, però sulla destra, quindi a est delle Alpi, l'orso bruno, che è presente in alcuni nuclei, anche lui non fa una vita facile, però più o meno qualcosina si era conservato. In Slovenia, guardate, appena fuori dall'Italia hanno una situazione dove hanno tutte e tre le specie. Sono avvistamenti, quindi, pallini. Questa la maggior parte sono avvistamenti, sì. Questa è un cora, è uno strumento che viene utilizzato, cioè praticamente è una, mi viene a dire, un'associazione che esamina la presenza degli animali in base a tre livelli: avvistamento, ritrovamento, fotografia, insomma, a seconda che sia più certo o meno l'avvistamento, comunque il dato. Questi sono utilizzati soprattutto i dati di avvistamento, per cui potrebbe essere che non sia totalmente precisa, però comunque assomiglia molto a quello che è la realtà. Quindi cosa succede? I lupi ritornano verso le nostre vallate, avete visto nel 94, e si comincia a pensare di fare un monitoraggio per capire come si evolve la situazione, ma soprattutto capire qual è l'impatto poi sulla gente, che da 100 anni ormai, o quasi, si era dimenticata completamente della presenza di questi predatori, perché non c'erano. E ad esempio si scopre che, grazie a questi monitoraggi, che i lupi pian piano dal 2000 fino al 2012 sono aumentati gradualmente in regione Piemonte, e non si arriva fino ai giorni nostri, però io adesso vi so dire che in Piemonte si calcola che ci siano tra i 50 e i 60 lupi, forse vi aspettavate di più, però è così. Questa è una delle cartine più aggiornate, 2012, noi siamo in questa zona qua, vedete che la nostra zona ormai è assolutamente satura di lupi, più di così non possono aumentare. In Valle di Susa abbiamo da un minimo di 12 lupi più o meno fino a un massimo di 25-30, io mi terrei una via di mezzo, dire che ci sono 20 lupi in Valle di Susa secondo me è assolutamente più attendibile. Perché dico a seconda del periodo dell'anno? E perché sì, perché i lupi, per come vi spiegherò, perché oggi si parla di etologia, quindi di comportamento, hanno delle cose che fanno in modo diverso a seconda del periodo dell'anno, che sono molto determinanti. Sta di fatto che poi per 4 anni nessuno ha avuto più la possibilità di occuparsi di lupi, se non a livello di volontariato. Da 2 anni fa si è ripresa un po' mano la situazione, ma semplicemente per vedere se effettivamente la situazione era sfuggita di mano, come dice qualcuno, ammesso che qualcuno le mani ce le abbia messe, perché la ricolonizzazione è stata assolutamente naturale, e vi mostrerò anche perché. Lasciando perdere quindi per un attimo i dati, io adesso andrei veramente a capire di cosa si tratta. Il lupo è intanto un mammifero,
è un carnivoro, non so se lo sapete, ma è un fissipede, ed è del genere Canis, quindi è un cane. Scusa, cosa vuol dire? Sono ignorante. Fissipede, semplicemente che ha il piede fesso. Ah. Che combina un po' così. No, adesso parte gli scherzi, semplicemente ha le dita separate. Caratteristiche. Allora, i lupi finora recuperati, morti, e ce ne sono stati tanti, ci hanno detto che il lupo mediamente pesa tra i 28 e i 34 kg se adulto. Poi in realtà c'è stato un ritrovamento, io lì non ho aggiornato, di un lupo che pesava un po' di più in Alta Valle Susa, però non superano mai 40 kg, ok? Anzi, normalmente chi viene investito sono lupi giovani che pesano una ventina di chili o poco più. L'altezza algarrese, che negli animali è quella della spalla, è di 60 cm. Allora, 60 cm più o meno è questo. Okay. Se avessi un lupo qua sulla scrivania e decidessi di accarezzarlo, più o meno sarebbe alto così. Per capire questo ho preparato per spezzare un filmatino dove vi faccio vedere l'utilizzo di uno dei mezzi che si utilizzano, vi ripeto, per fare i monitoraggi. E dove diavolo l'avrò messo? Facciamo così. Allora, questo è una fototrappola, quindi si usa questo strumento automatico che è piazzato in certe zone, sperando che nessuno la rubi, ci dà delle informazioni molto parziali sulla presenza dei lupi, perché non ci dice chi sono, non siamo sicuri di vederli tutti, magari ne passa uno e sono due, magari ne passano due e sono tre, quindi non si può capire, però ci fa capire almeno se sono degli ibridi, poi di questo ne parlerò, oppure se sono animali, come dire, che non stanno troppo bene di salute. Questi li ho filmati quest'estate, e alla fine vedrete una parte che ci interessa un po' di più. Questo è un lupo maschio adulto. Qui si vede al ralenti, se vedete si vede anche un pochino il perché dico maschio, nelle parti più basse. Non è una cosa facile da capire quella. 19 minuti dopo, sempre quella notte, passa un animale più piccolo che probabilmente è la femmina. La femmina che viene detta dominante o in un vecchio linguaggio la femmina alfa, ok? Allora, adesso vedrete qualcosa che non c'entra niente con un lupo, questo sono io, che come vedete svolo, però perché ho preso questo pezzettino di filmato per questo fermo immagine, ok? Stesso sentiero, stessa angolazione della fototrappola, io non ho mosso niente, il lupo più o meno è grande così. Allora io vabbè, sono alto 1,93, va bene? Però guardate l'altezza della linea della schiena, quindi il garrese, rispetto al mio corpo. Vedete che arriva più o meno al mio ginocchio qua dietro, che ho misurato essere leggermente più di 60 cm. Per cui vedete che, visto così dietro di me, sì, dovrebbe forse fare un po' più paura un lupo che ti viene dietro. A me vedere così non mi ha fatto molto preoccupare, perché effettivamente non sono animali tanto grandi. Io invito tutti, se non l'avete già fatto, di andare a vedere sopra il bellissimo piccolo diorama che c'è, perché è veramente un gioiellino, ciao, a vedere il lupo imbalsamato che c'è, perché quelle sono le dimensioni di un lupo che potreste trovarvi davanti, ok? Quello è un pastore tedesco, per capirci, più grande, infatti normalmente pesa anche di più da adulto. Ok, questo giusto per chiarire, e vi ho messo il fermo immagine del lupo più grande, quello adulto, che devo dire che è uno dei lupi più belli che ho abbia mai visto. Allora, la lunghezza del lupo viene espressa nei libri come 130 cm, sì, però 130 cm non è poco, ma vanno calcolati in quel modo, quindi seguendo le linee, se no sarebbero lunghi più o meno 1,5 m, se dovessimo farlo in linea retta. La coda è cortissima, di 30 cm, questo è importante per distinguerli dai sono gialli, ma uno dice mannaggia arrivarci così vicino da vederli, oppure magari meglio di no. Ci sono 5 paia di mammelle, anche lì è difficile da vedere, e 42 denti, quelli non li vorrei vedere neanche io, sia ben chiaro. Allora, come sono fatti questi lupi? Come si possono riconoscere?
io vi faccio vedere queste robe perché adesso ci sono in giro questi bellissimi cani lupi cecoslovacchi che sono veramente quasi uguali lupi, quasi uguali lupi. Che differenze c'hanno però? Ad esempio, i lupi cecoslovacchi normalmente, questi cani, i lupi cecoslovacchi, non hanno queste bande scure sulla zona anteriore della zampa del lupo. Però i lupi a volte ce l'hanno anche poco marcata, come vedete qua, non si vede quasi. Quello che hanno in comune, che nel lupo è più spiccato, è la mascherina bianca, quindi queste guanciotte bianche che si vedono anche da molto lontano, vi assicuro. E poi un'altra caratteristica è avere le orecchie sempre abbastanza arrotondate con la base larga. I lupi cecoslovacchi invece ce l'hanno più strette e più alte. Sto parlando di piccolezze, così come anche la lunghezza della coda, che nei lupi cecoslovacchi, quindi questi cani lupi cecoslovacchi, è più lunga rispetto al lupo. È un casino, vi assicuro. Un'altra cosa che differisce un po' dai cani è quello di avere gli occhi un po' più frontali, tipici di un predatore come noi, che deve avere una visione binoculare, mettere a fuoco la preda, e poi avere il muso molto piatto, come si dice che è assente lo stop, questa piega che accarezzando i cani ci fa cambiare un pochino l'angolatura di quando si accarezza. Quindi, sostanzialmente, tra un cane e un lupo, e questi sono due lupi, quali differenze ci sono? Beh, sicuramente dal punto di vista esteriore si spera il più possibile, ma nella realtà nessuna. Questo perché, secondo le ultime elaborazioni genetiche, e sono tutti abbastanza concordi, devo dire, gli studiosi su questa cosa, lupo e cane sono la stessa specie. Prima, per dirvi, il lupo si chiamava Canis lupus, e invece il cane si chiamava Canis familiaris. In realtà il cane adesso si chiama Canis lupus familiaris, sottospecie. Questo perché le tecnologie ci permettono di andare a ritroso rispetto a quello che è successo dentro il genoma, dentro il genotipo di un lupo, e capire che tutti i lupi derivano, pensate, da una sola addomesticazione avvenuta su una sola cucciolata 15.000 anni fa più o meno, tra l'Europa e il vicino Medio Oriente, la zona non si capisce bene. Però si possono capire queste cose. Certo, alcuni studiosi avevano questo dubbio, perché dicevano, cavoli, se i lupi, cioè i cani, derivano da domesticazione di lupi, com'è possibile che ci sia il Chihuahua, ok, e il San Bernardo? Perché sono due robe un po' estreme. E certo, ma voi provate a far riprodurre sempre tra di loro due animali che sono fratello e sorella. E poi vediamo se non vengono fuori deformazioni. E vediamo se qualcuno non è incuriosito a quella deformazione, magari l'altro cucciolo lo dà a un'altra famiglia. Io ad esempio mi immagino che questa tribù che è riuscita a prendere la cucciolata e a tenersela in casa l'abbia fatto assolutamente in modo così, per far vedere il suo predominio rispetto alle altre tribù, per far vedere il dominio della natura nel punto più critico, quello del lupo, quello del predatore, quello che era disegnato come l'animale assolutamente da imitare. E poi si è scoperto che in realtà il lupo, per alcune caratteristiche sociali, di etologia, assomiglia talmente all'uomo che ci si capiva e poteva anche servire a fare delle cose. E allora magari poi selezioni il cucciolo che è più bravo a fare una cosa, oppure che è più piccolo, oppure che è più grande, che è quello che difende meglio il gregge. Insomma, questo è successo, ok? Per cui tutti i cani derivano dai lupi, e non c'è da stupirsi se si comportano in modo molto molto simile. Vedete, questo sì. Se c'è un'analisi del DNA, sì, evidentemente ci saranno però delle razze di cani più vicine, diciamo, con cromosomi, sì, per quello originale. Quindi tipo il lupo cecoslovacco, che fisicamente, sì, è anche più simile, avrà un numero di cromosomi probabilmente, sì, più... Sì, assolutamente. Cani. No, hai ragione. Il discorso si presta bene, ad esempio, sull'husky. Perché l'husky è, dal punto di vista della genetica, più simile al lupo sicuramente che al chihuahua. Però il lupo cecoslovacco è ancora una roba diversa, perché sono cani che sono stati rincrociati di nuovo con i lupi. Il calcolo è più o meno 50 cani con 4 lupi veri. Quindi hanno rimescolato tutto, accelerato molto la selezione artificiale, ed è venuta fuori questa cosa. Per cui in realtà il cane lupo cecoslovacco è un cane che è stato di nuovo rincrociato con un lupo. Per cui, se vogliamo definirlo, potrebbe essere sia un lupo canizzato che un cane.
lupato. Ha detto come so essere tecnico. E voilà, andiamo con lo splatter. Ma cosa differisce allora sti cani dai lupi? E beh, per noi è importante saperlo, specialmente se, se si trovano animali morti, come in questo caso. Purtroppo bisogna sapere che gli animali qua in Valle di Susa specialmente finiscono spesso, l'avete notato, sotto le macchine. Questo lupo è finito sotto un treno. Io perché vi faccio vedere questa fotografia? Vabbè, credo, a parte che credo che in televisione facciano vedere di peggio, però era soprattutto per far vedere questo dente che nei lupi è molto più grande che in qualsiasi altro tipo di cane. Il dente ferino o dente carnassiale, questo serve per mangiare cibi congelati, non piselli, per capirci, però ad esempio anche per triturare le ossa. I canini del lupo non sono più sviluppati che quelli dei cani, sono molto belli ma non sono enormi. Altra caratteristica del lupo, che è una diffusione da primato, non soltanto in letteratura, ma anche dal punto di vista geografico. Vi dicevo che i lupi che provengono da questa zona qua vicino alla Groenlandia, questa è la diffusione del lupo, possono tranquillamente, se hanno voglia di farsi un giretto, una bella nuotata, una gran bella nuotata, e arrivare fino qua in Egitto, possono incontrare un altro lupo, lo vedranno piccolino, ma se si innamorano, se scatta la scintilla, si accoppiano e fanno una cucciolata fertile. Quindi non sono due specie diverse, ma sono la stessa specie. Possono riprodursi e dare una cucciolata fertile. Questo cosa vuol dire? Che il lupo, tra tutti i mammiferi, è uno di quelli più diffusi al mondo. Chi lo batte? L'uomo, perché è riuscito anche qua, dove lui non è riuscito, e anche qua, al Polo Sud, è il ratto che è stato diffuso dall'uomo. Se no il lupo, obiettivamente, come specie sarebbe il più diffuso a livello globale. Riassumendo, queste sono le caratteristiche che voi dovreste riuscire a mettere a fuoco al prossimo avvistamento che farete, contando che magari sarà l'unico della vostra vita. Quindi nell'ansia non vedrete niente. Ma se invece... Ormai è andato, non sapevi le cose, Se invece prevale la calma, cosa che non succede neanche a me, che l'ho visto un po' di volte, dovreste notare che il lupo ha la coda corta, se è girato così non la vedete. Che ha la mascherina facciale evidente, e qui la vedete, guanciotte bianche si vedono sempre. Che ha le bande nere sugli arti anteriori, se c'è l'erba alta è dura. Le orecchie triangolari, dritte, non appuntite. Beh, dipende anche cosa vuole dirci, perché se le gira indietro sembrano appuntite e non si capisce. Ma forse quello che è più utile è capire il comportamento. Il lupo è un animale che, essendosi salvato quasi per miracolo dall'uomo, ha molta paura dell'uomo. Quindi normalmente se uno scende dalla macchina, scappa. Se no potrebbe anche fare un po' come il capriolo che ti studia, dice ma no, non scende, ma no, mangio ancora un po' sterbetta, tanto adesso va via, e poi se uno scende dalla macchina parte, classico con la macchina foto, è andato via. Il lupo fa più o meno la stessa identica cosa. In caso di avvistamento, appunto, dovreste tenere conto di tutte queste cose qua. Scusa, però vi ripeto. Curiosità, sì. La slide che hai fatto vedere prima, sì. Le zone bianche, perciò Sud America e Africa. Non c'è. Ah, ok. Non c'è. Questa, che non, qui si non entra in un campo che si chiama biogeografia. E qui veramente potrei fare spegnere ancora una luce e voglio vedere come ne ci sono dei meccanismi geologici e di storia geologica che hanno isolato gli areali di alcuni grandi gruppi di reti. Cani, ma non... No, sì, cani che abbiamo messo... Cani. C'è il dingo in Australia, vabbè, sapete, quella zona lì. Però il dingo è un cane che si è rinselvatichito, per cui deriva anche lui dal lupo. Ok, grazie. Bel casino. Allora, questa è una foto schifosa, mi rendo conto, però l'ho fatta io. E volevo farvi vedere, cioè, cos'è un avvistamento, Ce n'è uno che corre, l'altro che sta fermo. E dite, boh, cosa ho visto? Ma è un cibo di questo? No, no, lupo, sono tutti e due lupi. Questo qua è un adulto, questo qua è, diciamo, un giovane. Zona molto ripida da sopra. Chiaramente ho avuto il tempo di guardare tutte le caratteristiche, ero abbastanza sicuro, ma certo che però se ci ragiono un attimo dico perché un cane lupo cecoslovacco dovrebbe essere in quel punto con i suoi cuccioli? Sono lupi. Poi è bastato farmi vedere come schizzavano via per essere sicuro.
Altra fotografia, vedete qua, ci sono tre individui, questa è la femmina dominante, questi sono due cuccioli, due cuccioloni in realtà, perché era inizio ottobre, è una zona molto ripida. Si può sapere dove? No. Come non detto. E questo invece è un lupo che dorme. Allora, qui a parte vedere i segni distintivi, è dura vederlo proprio, nel senso che se si girano così, vi assicuro, poi c'è gente che ha più esperienza di me ancora come avvistamenti, e bisogna avere l'occhio allenato, perché effettivamente se stanno fermi qui con l'erbetta di quel colore, boh, scompaiono. Invece questo cosa sarà? Un cane o un lupo? Lupo, quello di pregelato. Perché siete documentati. Lupo di pregelato. È lupo che viene chiamato lupo di pregelato. In realtà è stato un villeggiante che è stato lì tre giorni. Però, anzi, una villeggiante. Però comunque sì, uno dice, vabbè, allora il contesto di prima ti fa pensare ai lupi, quindi se cambi il contesto, allora questo è un cane. Eh no. Perché anche lì andiamo a snocciolare un po' di cose, una delle cose che fa più paura, che adesso sembra la gente si sia resa conto che i lupi possono passare anche dentro i paesi, ma addirittura dentro le città possono passare. E chi lo sa, magari prima o poi scomparirà un bambino in questi paesi. Ma non credo proprio. Giro di notte con i lupi. Sapete perché dico di no? Perché questa lupa, che vi faccio vedere, queste sono foto che erano finite sul giornale. Questa lupa era una lupa obiettivamente rimbambita, perché era abbastanza vecchiotta, così come tutti i cani quando invecchiano un po' bisogna anche fare un po' attenzione, perché possono perdere anche un po' il lume. Perché dico che secondo me i lupi non sono pericolosi? Perché al di fuori degli avvistamenti che ho fatto io dico, questa lupa qua era affamata, bloccata dentro una borgata di pregelato dopo una nevicata gigantesca. Ha deciso di resistere nascosta nei giardini, sotto le tettoie delle case, il più possibile finché la neve non diventasse un po' più dura per ritornarsene dal branco. Ecco, in questo tempo è stata avvistata dalle persone che l'hanno assediata di fotografie, le guardie hanno anche provato per la sua sicurezza a farla andare via perché avevano paura che qualcuno la avvelenasse, e lei non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi. Mai. Questa scappava e poi era chitichella, cercava di così essere vista, si metteva di nuovo sotto una toppia. E questo è anche il lupo, eh? Il lupo è anche questa roba qua. Qui però almeno si vedono bene tutte le sue caratteristiche, per cui uno non può avere dubbi. Però comunque così è andata. Questo invece è di un mio amico. Che fine ha fatto? Allora, dovrebbe essersi spostata poi di nuovo dal suo branco, che era molto probabilmente quello di origine, era quello del Gran Bosco di Salvatran, quindi era leggermente, diciamo, sconfinato, anche se non più di tanto, era rimasta bloccata in Valchisone per la nevicata e poi è ritornata dall'altra parte e ha continuato a fare la rimbambita a Salvatran, a Sause Dus, facendo impazzire tutte le guardie che tutti i giorni avevano una segnalazione di questa qua che si faceva vedere in pieno giorno. Questo anche si fa vedere in pieno giorno, il cane di un mio amico, che è un cane, eh. Questo qua è un lupo cecoslovacco. Vedete, adesso guardarlo bene, a parte il collare, si vedono l'assenza delle bande qua, le orecchie un po' più grandi, un po' più a punta, mascherina facciale c'è, diciamo che forse è un po' più grigio rispetto al lupo, e la coda un po' più lunga, e soprattutto una cosa che non vi ho detto, non ha la punta nera. Però ci sono dei cani lupi cecoslovacchi che hanno anche la punta nera, giusto per complicare le cose. Quindi, quando uno si trova di fronte a una situazione del genere, si trova di fronte o a un lupo o a un cane lupo cecoslovacco. In questo caso io vi dico un cane lupo cecoslovacco. Si vede anche perché le zampe più lunghe, le orecchie più a punta, un po' più grigiastro la coda, si capisce, si vede qua un pochino, è veramente molto lunga. Però, in una paese magari poco frequentato, come ad esempio che ne so, la Ferrera, ma non c'è da stupirsi, eh. Uno esce di casa, va a buttare la spazzatura e magari vede ripartire un lupo. Può succedere. Sicuramente tra i due è meglio avere a che fare con un lupo, se uno lo trova così accidentalmente, perché quello scappa, il lupo cecoslovacco magari... Io guarda, condivido, io non vi dico... Non ha buoni ricordi, io sono
un lupologo un po' atipico, io ho paura dei cani, ma anche di quelli piccoli. Già sono nervoso perché mi hanno paura. No, scherzo. Invece dei lupi no, perché l'esperienza mi ha portato a sentirmi forte. Poi chi lo sa, magari ho un po' un morso sul sedere, ma qualcuno lo darà, però non penso di più. Ah, ecco, vi faccio vedere questo video che ho giusto scaricato ieri sera da mostrarvi. Se, ok, se me lo fa aprire. Ho scaricato un video che probabilmente in tanti voi avevano visto, perché era girato parecchio. Oh signore, era girato parecchio in rete. Non so dove l'ho messo. Erano dei lupi a Settimo Torinese, ve li ricordate? Cavolo, Settimo. Cioè, o meglio, esce fuori la notizia. Settimo. Lupi a Settimo Torinese. Ok, esce questa notizia pazzesca. Due persone dal cellulare a Settimo Torinese a un certo punto fanno questo avvistamento. Non si vede granché, ma perché è appunto una ripresa fatta dal cellulare. Il cellulare cade. L'emozione è tanta. Attenzione. All'inseguimento. Madonna! In città è praticamente. Allora il filmato va avanti ancora un po', però io non voglio stressarvi troppo, vi faccio solo vedere perché a un certo punto c'è molto vicino questi animali. Eccolo qua. Che dite? No. E su un socio fai i denti, io andrei avanti dicendovi che erano questi qua. Ok, erano dei cani. Cani molto più simili ancora al lupo che ai lupi cecoslovacchi, ma d'altra parte si era capito subito. Siccome che fosse stato un individuo, uno può dire sì, è un lupo giovane, si dice in dispersione, che sta attraversando la pianura. Boh, ma erano tre. Allora, i lupi, e ve lo dirò adesso, sono legati a un territorio. Non escono dal territorio. Punto. I territori non sono ancora in mezzo alle città, quindi tre lupi in città non possono esserci. A Giaveno potrebbe succedere, però anche lì ci sono stati filmati la settimana scorsa, secondo me erano cani anche in quel caso. Tenete presente che proprio perché il lupo cecoslovacco, il cane lupo cecoslovacco è un cane molto lupato, ha anche una tendenza a scappare tantissimo, quindi può succedere. Questa è un'impronta di lupo, ad esempio, che vi dico che è di lupo, ma semplicemente perché due minuti prima li ho visti passare su quel fango e gli ho fatto la foto, perché se no questi sarebbero assolutamente uguali alle impronte di un cane. Non sono distinguibili. Se trovate un esperto che vi dice no, ma io sono in grado perché quando vedo il ponte carnoso, che sarebbe questa roba qua, che tra l'altro molti cani ce l'hanno, secondo qualcuno invece ce l'hanno soltanto i lupi, allora si tratta di lupo per forza. Ma io vi dico che di tracce ne ho seguite un sacco e assolutamente non sono in grado di distinguere se non dalla dimensione impronta di un lupo. Fino a qua tutto bene? Molto bene, allora vado avanti a stressarvi. Partendo da un concetto molto semplice, che secondo me a scuola fanno ancora vedere. Ve ne hanno già parlato di della catena alimentare. Sì, un pochino, no? Allora, dovete sapere che tutto è organizzato così in natura, più o meno. Ci sono vari livelli trofici, così vengono definiti. Più in basso, quindi la prima formazione di vita utilizzabile normalmente sono le piante. Poi le piante vengono mangiate dagli erbivori e gli erbivori vengono mangiati dai carnivori. Attenzione però, ci sono anche i super carnivori, che sono non dei supereroi,
ma sono semplicemente quelli che riescono a mangiarsi sia gli erbivori che i carnivori. Quindi stanno ancora sopra. E stiamo parlando di lupo, orso, lince, aquila reale e gufo reale. Stop, dalle nostre parti. Come si rapportano tutti questi elementi dell'ecosistema? Beh, in vario modo. Questa è una foto brutta che ho fatto io, dove si vede un lupo adulto che guarda dei camosci. Questa è una pietra in mezzo, e qua ci sono dei camosci, uno e poi c'era un altro più indietro. In realtà ce n'erano altri cinque. Cosa succede? In questo caso preda e predatore si scambiano dei grandi sguardi e non succede niente, certo, perché il lupo ha bisogno di un po' di effetto sorpresa, comunque di aver inseguito la preda per un numero abbastanza notevole di chilometri da capire se quella lì è una preda facile o non facile. In questo caso i camosci, che avevano le rocce dietro di loro, dicevano: beh, prova, spendi energie per inseguirci, grazie, saliamo su una pietra e ti facciamo ciao ciao con lo zoccolino. Altra situazione difficile per il lupo: in questo caso i lupi erano lì intorno, i cervi maschi, giovani, in questo caso hanno smesso di alimentarsi e si guardavano intorno e sfruttavano l'effetto della loro vista come dire, a 360 gradi per escludere qualsiasi effetto sorpresa al lupo. In realtà sfruttavano anche il loro effetto diluizione. Non so se qualcuno di voi lo conosce, però è una base fondamentale dell'etologia che dice semplicemente che la probabilità di un individuo di essere mangiato è minore se stiamo in gruppo. Io ai bambini faccio questo esempio qua, se loro si spaventano sempre, vi dico: voi immaginate che io adesso chiudo in classe con un leone che ho stuzzicato, fatto arrabbiare tantissimo, ha una fame atroce perché lo sono lasciato una settimana senza cibo, senza acqua, e vuole mangiare, ecco, e dico: prendo uno di voi, lo lascio qui, Giacomo, lo lascio qui in stanza, faccio entrare il lupo, qual è la probabilità che si mangi Giacomo? Zero, perché lui salta dalla finestra, no, io ho sbarrato la strada, no, allora perché lui gli parla e lui se lo fa addormentare il leone, no, soffre di insonnia. Insomma, alla fine 100%. Lupo, cioè il leone si mangia Giacomo, non ce n'è. Cosa succede se invece lascio tutta la classe? Qual è la probabilità che si mangi esattamente Giacomo? Va divisa per tutti i compagni. E questa è una cosa che fa stare molto gli animali insieme. Questo video qua lo salto. Difatti il lupo, pur essendo un super predatore, non è uno dei più bravi. La sua strategia è leggermente diversa. Più o meno il successo di caccia di lupi in tutto il mondo è di una volta su 10, cioè una volta su 10 che ci prova ci riesce a mangiare, quindi 10%, va bene? Proprio perché gli animali sue prede hanno imparato a stare in gruppo e perché comunque se l'animale non è debole non ce la fa, semplicemente non ce la fa. E queste sono le prede che fanno parte, come dire, del suo menù dalle nostre parti. Soprattutto da noi mangiano caprioli, a seconda delle zone mangiano anche un po' di camosci e un po' di cinghiali, o più uno più l'altro, dipende dal branco. A volte, cioè scusate, caprioli, poi si mangiano i cervi, quindi a volte addirittura il cervo più presente nella sua dieta che è il capriolo, e poi le altre componenti un po' minori sono camosci e cinghiali. In alcuni casi mangiano anche gli stambecchi e dove sono presenti anche i mufloni. Questi puntini che vedete sullo sfondo sono cervi. In un raggruppamento che mi ricordo era di una settantina in totale, messi in una zona in pieno giorno, qua nella valle, in pieno sole, di modo che potessero controllare tutto quello che gli succedeva intorno. In questi casi i lupi hanno poco da fare. Allora, cosa succede nella storia della Valle di Susa? Succede che, così come il predatore, anche le prede erano scomparse, ma questa volta per scopi alimentari. Quindi nel 1700, inizio 1800, scompaiono dalla Val di Susa cervi e caprioli, scompaiono del tutto i cinghiali, scompaiono i stambecchi, i mufloni non c'erano ancora stati perché sono stati portati recentemente dalla Sardegna, quindi non c'erano, e i camosci erano ridotti in piccolissime densità, piccolissime metapopolazioni sparse per queste vallate. Quindi i lupi non avevano praticamente più cibo. Più cibo, non c'avevano più cibo. Cosa è successo recentemente? Sono stati reintrodotti.
Quindi negli anni 60, a partire dal Gran Bosco di Salbertan, vengono liberati di nuovo caprioli e cervi che adesso hanno conquistato tutte le vallate qui intorno, anche in Francia, arrivando a migliaia di individui. I cinghiali si dice che sono ricomparsi da soli all'inizio del 1900 dalla Francia, in realtà si sa che ci sono state anche delle introduzioni. I camosci sono aumentati perché non è stato più consentito spararli così senza un senso, e gli stambecchi sono stati invece reintrodotti. Quindi, tornando le prede, tornano anche i predatori. Questo è successo, molto semplice. Quanto mangia però un lupo? Beh, secondo i calcoli, su lupi della nostra taglia, mangiano più o meno 2-4 kg di carne al giorno. Al meglio, questo è quello che vorrebbero mangiare i lupi. Poi in realtà quello che mangiano è molto meno, specialmente per il fatto che mangiano una volta ogni tot giorni, non è che gli va così bene. Poi magari riescono a uccidere un cervo e se lo mangiano per una settimana di fila, però tanto bravi loro. Possono ingurgitare infatti in un giorno solo anche 8 kg se sono completamente denutriti. 8 kg di carne. Scusa, ho visto là un gatto di tuba, può mangiare anche la frutta come la volpe? Allora su questo non... Purtroppo su questo non si sono raccolti abbastanza dati. Normalmente nell'analisi della dieta questo lo mettono come altro. Effettivamente io ho visto dire, avevo aiutato un ragazzo che ha fatto un libro sulla dieta dei cani, che mi ha contattato per sapere cosa mangiavano di verdura i lupi e quindi cosa avrebbero dovuto mangiare i cani come verdura. E gli ho detto che sicuramente c'erano dei filmati fatti in Appennino, magari qualcuno di voi li ha anche visti, di cuccioli che si fanno delle scorpacciate gigantesche di more. E invece qui dalle nostre parti spesso si trovano invece dei vegetali, delle graminacee all'interno degli escrementi, che però sono probabilmente graminacee che utilizzano per pulirsi le tubature, diciamo, un po' come fanno i cani, per cui non hanno proprio scopo alimentare. Invece questo è proprio quanto succede dal punto di vista alimentare. Altra scena splatter: questo è un cervo maschio che è stato mangiato da un branco. E vedete questa cosa qua rotonda? Cosa sarà? Lo stomaco. Ah, sì, questo è il rumine. Questo è il rumine. Pieno d'erba, i lupi gli fa schifo. E quindi lo spostano, normalmente lo spostano di lato. Se proprio hanno una fame pazzesca, mangiano la pellicina che trattiene intorno, cioè insomma, il rumine vero e proprio. Se no, non lo toccano proprio. Proprio veramente lo spostano. Preferiscono mangiare il resto dell'interiora. Questo so che è una predazione semplicemente perché ho visto alcune caratteristiche dell'attacco che adesso vi farò vedere e poi perché ho visto proprio i lupi ritornarci. Perché vi dico questo? Perché quando uno trova un animale morto in montagna non è detto che sia stato ucciso dal lupo, anzi, io mi ricordo che andavo già in montagna, ho avuto la fortuna di andarci da piccolo prima che i lupi ritornassero e di bestie ne ritrovavo. Mia madre era contenta perché mi portavo a casa da sistemare, da bollire, da perdere. Puzza bestiale. Però il primo animale ucciso da un lupo me lo ricordo come, era un camoscio ed era stato pinzato in questo modo. Questo era il cervo di prima invece. Quindi soffocato, vedete qua il segno del dentino. Altro indizio, il lupo è l'unico animale, grazie ai suoi denti ferini o carnassiali, che riesce a rompere con la sua forza il femore di un cervo. Quindi altro indizio. E poi c'erano delle impronte qui con questo effetto incredibile, vi sottolineo, questa è l'impronta di un canide, potrebbe essere anche un cane. Comunque un'impronta sospetta, ma in questo caso, cavoli, questo è uno stambecco morto, ripulito bene, però sarà morto per una valanga e poi i lupi se ne sono alimentati. I lupi sono animali molto opportunisti, mangiano quello che c'è. In certe zone non ci sono mica camosci, cervi e quant'altro. Sapete come hanno fatto sopravvivere i lupi in Italia? Mica grazie ai cervi e camosci e ai cinghiali che erano estinti anche in Abruzzo. Grazie alle discariche. Così ci siamo salvati gli ultimi lupi. Sta di fatto che qui le impronte dei lupi intorno c'erano, per cui io nel monitoraggio compilo una scheda che descrive questa situazione e dico: è stato consumato dal lupo, ma non so se è stato predato. C'è una grossa differenza. Tutto bene fino qua? Sì, tutto bene. Vado allora al comportamento. Guardate che poi vado verso la fine, non vi preoccupate. Uno vuole parlare di lupi e leggere in modo critico quello che viene
a trovare in internet piuttosto che in alcuni libri non scientifici ma più romantici, che non vuol dire che siano meno importanti, perché il lato letterario è anche molto importante quando si parla di animali. Bisogna però tenere presente una cosa, che il termine branco è stato un termine forse un po' abusato per quel che riguarda il lupo. Forse va bene per altre specie, ma il branco nella nostra società normalmente, da quello che mi risulta, viene inteso come un gruppo di persone provenienti da storie diverse che si mette insieme per combinarne qualcuna. Mi risulta? Sì. Ecco, nei lupi questa cosa non succede perché sono sempre parenti tra di loro, anzi sono una famiglia. Sono mamma e papà, proprio nel senso più tradizionale, cattolico, famiglia in quel senso, mamma, papà e i piccoli, i cuccioli. Boh, non c'è lo zio d'America. Non c'è. Non c'è. La società, la socialità, questa è una frase difficile, ma la traduco. La socialità del lupo, cioè il fatto di stare, di vivere in quello che viene comunque chiamato branco e non famiglia, permette di aumentare a tutti gli individui la loro capacità di sopravvivenza, ma allo stesso tempo ai genitori di riuscire a riprodursi tutti gli anni, perché i cuccioli stanno con i genitori un tot di tempo, poco, meno di un anno, massimo due, e li aiutano in qualche modo a svolgere i compiti del branco nel territorio. Poi c'è anche un'altra cosa, ma qua forse sono difficile. E in più vi dico che anche il lupo è un animale opportunista. Allora, se teniamo presente appunto che il lupo vive in famiglia, che la sua socialità ha uno scopo preciso, che è quello di aumentare la riproduzione, come dire, di mandare avanti i geni di quel branco, i geni, e che è un animale opportunista, boh, basta questo per capire del lupo. Ma bisogna tenere presente queste tre cose che sono secondo me fondamentali. Vediamo un po' quello che succede al lupo in un anno. Parto dai cuoricini, fine febbraio, inizio marzo, la coppia dominante, cosiddetti alfa, rinsaldano il loro rapporto, sono stati insieme tutto l'anno, il loro rapporto dura tutta la vita potenzialmente, e si accoppiano, si accoppiano. Dopo circa due mesi nascono dei cuccioli, tre mesi, nascono dei cuccioli che mediamente sono 4-6 cuccioli, non di più, un po' come nei cani, anzi direi proprio come nei cani. Normalmente la femmina si apparta in una tana che userà per un tempo abbastanza breve e viene alimentata dal maschio che le dà una mano. Poi i cuccioli crescono e durante l'estate cominciano a diventare gradualmente più socievoli, giocosi e a un certo punto anche indipendenti, talmente indipendenti che alcuni di loro già in autunno, in questa stagione, decidono di lasciare il branco familiare e di andare a conquistarsi un loro territorio per riprodursi, oppure decidono di stare ancora un anno dentro il branco, e questo succede nella norma. In questo modo avranno la possibilità magari di aiutare all'accrescimento della cucciolata successiva. Gli studiosi si sono chiesti, ma chi diavolo glielo fa fare? Perché un cucciolo deve rimanere nel suo branco? Perché non può, come dire, perché non va a cercarsi il suo spazio per riprodursi? Ma in generale, perché il branco? Quella cosa che vi dicevo, quella parola fitness, provo a spiegarvela un pochino così. I lupi sono animali territoriali. Quando un territorio come le Alpi, come sta succedendo, diventa saturo di branchi, non ci sono più spazi, per un lupo trovarsi il suo spazio o riprodursi diventa difficilissimo. E quindi cosa fa? Potrebbe anche decidere di aiutare nella crescita i suoi fratelli, perché magari avranno più probabilità di lui di riuscire a riprodursi, oppure i suoi genitori, perché magari hanno più probabilità di lui di continuare a riprodursi. Perché? Semplicemente perché quei genitori condividono il 50% dei geni, sono uguali al 50%, e coi fratellini anche hanno un rapporto di familiarità, sono molto simili, quindi normalmente gli animali non è che sono altruisti, se sono in branco familiare semplicemente dicono, boh, se non ce la faccio io ce la farà lui, se ce la facessi da solo porterei avanti 100% dei miei geni, ma se non ce la faccio va bene il 50% dei geni dei miei genitori che condividono con me. È un discorso un po' strano. Scusa, lì nel disegno ululavano, sì. Cos'è che ululavano? È vero che dicono ululano la luna? Ecco, ululano tutto l'anno.
tutto l'anno, non tutti i giorni, in alcuni periodi dell'anno molto di più, la luna non c'entra niente. Ah, perché c'era il detto. Lo so, ma probabilmente perché la luna spingeva le persone. C'è la luna piena. Ma d'altra parte anche i gufi cantano di più con la luna piena. In realtà semplicemente le persone forse facevano più cose all'esterno con la luna piena, quindi all'esterno della casa potevano sentire delle cose di più di notte. Magari andavano proprio in giro, magari si facevano dei lavori con la luna piena e si potevano sentire. In realtà i lupi muovono anche di giorno, lo possono fare in qualsiasi periodo dell'anno. Certo che per loro è una questione territoriale. Ululare per loro serve per dire agli altri branchi non venite qua perché qua è mio. Quindi in periodo riproduttivo ululano un po' di più. Ecco, sul piano etologico, quindi di comportamento, sul lupo si è scritto veramente tanto. Io ho letto tutto da questo punto di vista. L'unica cosa che mi sono più chiaro adesso in testa è che la maggior parte degli studi che sono stati fatti sul comportamento del lupo sono stati fatti su esemplari in cattività. Quindi servono a poco. Non voglio dire niente, perché ci sono stati degli studiosi che sono fatti il mazzo. Però servono a poco. Tutto il discorso della coda, tutto il discorso delle espressioni facciali. Perché servono poco? Perché in cattività normalmente negli zoo i branchi erano veramente in senso culturale umano. Erano aggregati di esemplari catturati o recuperati feriti da chissà dove che non avevano legami di parentela e che in qualche modo dovevano trovare una gerarchia che richiamasse quella di una famiglia. Cioè io devo eleggere te, mio padre, anche se non abbiamo un legame, non abbiamo i geni in comune. Guardate che è un'obbligazione, cioè una costrizione per gli animali fortissima. E allora ci credo che ci fosse anche il cosiddetto esemplare, quello l'omega, quello l'ultimo che veniva usato per sfogarsi. Ma ragazzi, qua stiamo parlando di situazioni che non sono naturali. Quello che si sa in natura è che comunque la coda alzata è simbolo di dominanza. Quello lo fanno solo i genitori. Non vedrete mai un cucciolo con la coda alzata, se no tra le gambe. In questo modo si è subordinati. Le espressioni facciali possono essere varie. Qui se abbiamo un cane ritroveremo un pochino tutte quelle espressioni facciali che vanno in quello schema dall'alto in senso di maggiore stress fino al basso che è il massimo della aggressività dominante. Vedete, orecchie indietro, si sa quando un cane ha le orecchie indietro vuol dire che è dominato oppure stressato. Quando c'è la belle dritte, forse è il caso di non esagerare. I cuccioli di lupo sono tra gli animali che in assoluto giocano di più. Ma perché gli animali giocano? È davvero fine a se stesso il divertimento? No! Lo so, sono poco romantico, però la realtà è questa. Pensate che nei lupi circa il 20% del surplus, quindi dell'energia in più, durante il periodo di crescita giovanile vengono dedicate al gioco. Ma questo perché? Perché devono fare delle cose specifiche, devono imparare in quel periodo estivo a vivere in branco, devono imparare a sviluppare attitudini alla caccia, devono instaurare relazioni con gli altri elementi del branco, fondamentale per non essere fraintesi, e affinare la conoscenza del territorio, perché chissà, un giorno potrebbe anche diventare loro. I cuccioli sono particolari perché sono sempre leggermente colorati in modo diverso. La mascherina si vede un po' meno nei cuccioli, normalmente è la zampa, come dire, il resto della colorazione è un po' più scura che gli adulti, ma parliamo in fretta. Questo perché, e qui vado un pochino a dirvi delle cose che forse non nessuno vi dirà, però vi dico delle cose un po' più tecniche. Tutti gli animali hanno come obiettivo principale quello di portare avanti i loro geni, quindi riprodursi, e i lupi hanno dei modi per farlo. O, come vi dicevo, andarsene, o altrimenti aspettare e a un certo punto cercare di scavalcare i propri genitori. Cosa succede nella realtà? Restare in attesa, cioè aspettare dentro il branco, zitti zitti, vuol dire, ad esempio, anche finire in fondo alla gerarchia, perché tutte le cucciolate nuove che escono hanno la priorità per quello che riguarda il cibo. Mentre gli ultimi, cioè come dire, più vecchi, no. E quindi vuol dire fare anche la fame. Ma a parte questo, restare in attesa dentro il branco vuol dire appunto aspettare che si creano possibilità all'interno di quel territorio per entrare. E guardate che è successo, eh? Se ad esempio
io sono nel mio branco, ho 2 anni, sono lì indeciso per andare, tac, a un certo punto mi investono le macchine i miei genitori. Chi me lo fa fare di andare via? Conosco alla perfezione il territorio, so già dove andare a cacciare, sto qua. Scusa un attimo, insomma, ma può succedere che un branco che ha il suo territorio possa essere, come dire, sovrastato da un altro branco, no? Che magari si vuole impossessare anche dell'altro territorio? Può succedere, sì, questo ci arrivo. Oppure stare dentro il branco vuol dire diventare un extra breeder, cioè provare anche lui a riprodursi. Ci sono dei casi rarissimi in America dove un maschio si è riprodotto con 2 femmine, ma casi rarissimi. Quindi una femmina potrebbe essere stimolata a rimanere nel branco per riprodursi all'interno di quel territorio anche lei. Ma qui da noi non è stato mai rilevato in tutta Europa. Si può poi fare il carve out, cioè tra, in un mosaico, voi immaginate i territori qua e là, provare a inserirsi in mezzo, magari perché si è figli di un branco vicino, a dire no, ma io sto qua, non me ne vado, e poi aspettare che arrivi magari un individuo dal branco vicino e fare un branco lì in mezzo. A quel punto i 2 lupi sperano di essere tollerati in un periodo iniziale dai branchi di origine e riuscire a un certo punto a ricavarsi lo spazio in mezzo. Ma è rischioso, eh? Si rischiano conflitti con i propri genitori, oppure addirittura andare in conflitto. E su questo ci sono diverse testimonianze in bibliografia. Se un lupo diventa vecchio, a un certo punto uno dei figli lo scalza, e scalzarlo in questo caso vuol dire ucciderlo. Questo è un disegno che vi ho fatto. Come? E se è coppia con la madre? E normalmente questa cosa non succede, per cui la madre a un certo punto se ne va, o comunque va a morire da qualche parte. Okay. Questo perché, conoscendosi, hanno un rapporto familiare non li crea istinti, probabilmente. Sta di fatto che queste ipotesi che vi ho fatto sono quelle di cui nessuno parla, perché sono molto rare. Quello che succede nella maggior parte dei casi, anzi direi stragrande maggioranza dei casi, è la dispersione. Parliamo di comunicazione. Voi tenete presente che la dispersione la fanno tutti gli animali, eh? Disperdersi vuol dire, per una popolazione, cioè intesa come tutti i lupi che ci sono, ad esempio, sulle Alpi, disperdersi vuol dire che fare un bene per tutta la popolazione, cioè conquistare zone nuove, o comunque alleggerire il carico, la competizione all'interno della stessa specie in quella zona, cioè me ne vado a mangiare da un'altra parte, siamo tutti contenti. Comunicazione: i lupi non urlano soltanto, fanno ben 11 differenti versi, di cui 4 li fanno soltanto nei primi mesi di vita, gli altri li fanno durante il resto della vita. Non su tutti questi versi saranno le idee chiare della funzione, però comunicano molto, si parlano, diciamo. L'ululato serve sia a riunire il branco che a lanciare, come dire, l'iniziativa di caccia, ma serve anche per difendere il territorio riproduttivo. Il corpo viene utilizzato nella comunicazione soprattutto a livello di coda e di espressioni facciali. Difatti la mascherina facciale, a seconda dell'espressione che il lupo fa, si riduce come superficie o si allarga. Allora, cosa succede? Noi non siamo in grado di cogliere queste piccole variazioni, ma così come noi ci riconosciamo in faccia a distanza anche di centinaia di metri, sappiamo che c'è una parte del nostro cervello, anche nei lupi, che sa riconoscere alla perfezione variazioni millimetriche delle nostre espressioni. Sorriso un po' più su, uno sopracciglio un po' più giù, un po' più su, e tutto quanto. Ecco, i lupi fanno la stessa cosa. Poi cosa si dicono nella realtà non si capisce bene. Normalmente sono sempre rapporti, vi ripeto, di dominanza e subordinazione. E poi ci sono i segnali olfattivi. Ad esempio, io ho messo una zampa di un lupo per dirvi che, ad esempio, loro non usano soltanto l'urina e gli escrementi per lasciare degli odori, ma hanno delle ghiandole interdigitali che usano per lasciare dei segni a terra, lo fanno anche certi cani. Dove vive il lupo? Qua l'immagine del piccolo mancinismo, l'ho messa lì perché ho detto, questo mi sa di posto da lupi. Infatti il branco che vive a sinistra utilizza anche il cuore del mancinismo. Dove vive? La risposta è semplicissima, perché vive, questo l'ha detto il più grande studioso di lupi al mondo, vive ovunque, basta che ci sia cibo, nessuno lo uccida. È l'animale più opportunista che c'è al mondo, ancora più della volpe. Nelle Alpi vive soprattutto sulle montagne, ma semplicemente perché in pianura rischia di più, perché viene investito, viene ucciso, viene avvelenato. Troppa gente. Sulle montagne invece ce la fa abbastanza. Tenete presente che quando il lupo si è affacciato sulle Alpi, qui sono venuti degli studiosi nordamericani e si sono confrontati con gli studiosi che stavano iniziando a praticare qua il monitoraggio,
E la domanda è stata: potranno mai i lupi stabilirsi qua sulle Alpi? E qualcuno di loro ha detto no. È troppo infrastrutturata, vedi, ci sono i paesi, vedi, c'è l'autostrada, vedi, c'è la ferrovia. Oh, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta in barba tutti, e i territori dei lupi sulle Alpi sono di circa 250 km quadrati per branco. Ma quanto è grande un branco? Sulle Alpi la media è 3,8 lupi. Cioè, tre lupi più un pezzettone. Che va in giro così. In realtà è per dire che ogni tanto sono la coppia, semplicemente, oppure ogni tanto sono un branco anche di 10 individui, è successo. Però la media è bassa. Come difendono il territorio? Beh, ve l'ho già detto, segnali olfattivi, e lo fanno un pochino come fa l'uomo, mettendo dei cartelli che definiscono le cose. Nel senso che scelgono dei punti precisi, logistici, che gli permettono di comunicare il più possibile con i branchi confinanti la loro presenza. Questa è una foto, così, per farvi vedere un'urinata, è una raised leg, si chiama in termini di gergo tecnico, quindi gamba alzata. I lupi le fanno anche la femmina dominante, fa la pipì a gamba alzata. Il cane è difficile, però non tutti, magari qualche femmina di cane un po', come dire, che si sente dominante lo può fare. Nel lupo maschio, nel cane maschio è un po' più comune. Comunque sta di fatto che nei lupi entrambi i genitori fanno la pipì a gamba alzate. Vedete che qui c'è anche un cartello, una delimitazione fatta dall'uomo, una cosa pazzesca. Cioè, spesso troviamo le due compresenze nella stessa zona, proprio perché ad esempio i lupi usano molto gli incroci dei sentieri per fare la loro pipì, lo lascia la loro cacchina odorosa. E certo, perché con un solo pipì, permettetemi il termine, può, come dire, intercettare sia un lupo che arriva, uno straniero che arriva da un sentiero, sia uno che arriva da un'altra parte. Quindi risparmia un po' di liquidi. Pensate che in periodo riproduttivo si è calcolato che i lupi dominanti lasciano un segno odoroso, che sia una raspata, una goccina di pipì o un escremento, ogni 450 metri del loro spostamento. Tantissimo. Riproduzione, vi dicevo, con branco composto, diciamo, da 4-5 individui. Un individuo di lupo a 22 mesi può essere già riproduttivo, quindi può accoppiarsi, ma non ha normalmente la maturità psicologica per farlo. Questa è un po' lunga da spiegare. La gestazione di 63 giorni. Normalmente un lupo non rimane nel suo branco di origine per più di 1-2 anni. La media è 11-23 mesi al massimo. Durante la crescita il piccolo ha diverse fasi. Guardate, il periodo neonatale, quindi quando ancora non vedono e stanno in tana, dura un paio di settimane. Poi iniziano a uscire dalla tana, periodo di transizione. Di qua in poi hanno a che fare con tutto il branco e tra di loro. Guardate quanto è lunga la socializzazione, il periodo di socializzazione dura tantissimo. Qui devono apprendere veramente come ci si comporta per non diventare dei lupi tristemente solitari. Dal quarto mese in poi diventa il periodo giovanile. Qui man mano seguono decisamente i genitori anche durante la caccia. Vi dicevo, la dispersione la fanno tutti gli animali, ma il lupo è veramente forse uno dei più sorprendenti da questo punto di vista, perché può percorrere anche, quando è giovane così, anche 1000 km, e lo fa senza una cartina in mano, lo fa a muzzo. Nel senso che si sposta in una direzione e spera prima o poi di trovare un territorio sgombro da altri individui, stabilirsi e vedere se arriva un compagno o una compagna per riprodursi con lui, vedere anche se si piacciono. Non è mica detto. Ad esempio, una lupa si chiamava F31, è partita, se non ricordo male, dalle vallate cuneesi ed è finita nel Verbano Cusio Osso, ed è stata lì 2 anni come una zitella, ma per scelta, single. È stata single, nonostante si avessero notizie certe di passaggi di maschi nel suo territorio, si confrontavano un po', poi non si piacevano. E certo, se voi prendete, ne so, un cervo o una cerva e li mettete dentro un recinto, nel periodo riproduttivo qualcosa succede, tanto poi sono cavoli della femmina. Le partorirà, si alleverà il suo piccolo, si dovrà difendere da un'aquila che all'inizio sembra un tacchino, e sono fatti suoi. Invece nel lupo è diverso, perché la difesa del territorio
è una cosa impegnativa e quindi bisogna essere per forza in due. E l'allevamento del branco e insegnargli delle cose è molto più complicato. Deve esserci un feeling, e non è il feeling della notte che passano insieme, anzi, deve essere una roba ben affinata. Tant'è vero che spesso i lupi che si incontrano per uno o due anni a volte non si riproducono, giusto per sperimentare. Circa il 10-20% dei lupi di una popolazione tutti gli anni parte e va in dispersione. Ma dove va? Beh, vi so dire che ad esempio dei lupi che sono arrivati qua sulle Alpi, quindi dei nostrani, adesso hanno fatto un branco vicino all'aeroporto di Barcellona. Oppure che altri lupi nostrani, quindi sto parlando già di individui di origine piemontese, sono in Germania e fanno dei branchi lì. Questo perché loro prendono una direzione, se gli va bene, se sono fortunati che nessuno li stira con la macchina o col treno, arrivano anche a destinazione e prima o poi qualcosa combinano. Come si fa a sapere tutte queste cose? Vado un po' avanti. Questa è una slide un po' stupida, mi rendo conto. Allora, come si va avanti? Come si va avanti? Si va avanti raccogliendo ad esempio gli escrementi. Questa cosa è una cosa che può sembrare un po' stramba e forse un po' perversa, ma in realtà è una cosa fondamentale per seguire i lupi, perché questi escrementi, specialmente se sono freschi come questo qua e hanno, come dire, una superficie ancora intrisa di muco, contengono informazioni genetiche precise che ci aiutano a capire chi l'ha fatta, nel senso che se io raccolgo questo escremento qua e lo esamino, posso dire che questo lupo ha questo genoma, questa caratteristica genetica, è un po' come CSI, gli do un nome, dico, è stato lui che si chiama, adesso lo chiamo Pippo. Dopodiché se dopo qualche mese in un'altra zona trovo un escremento, lo analizzo, meglio lo faccio analizzare, e viene fuori di nuovo Pippo, vuol dire che Pippo si è sposto da dove ho trovato il primo escremento al secondo. In questo modo non l'ho disturbato, non gli ho rotto le scatole, però so che spostamento ha fatto. E questa cosa si è fatta per un sacco di anni, ok? Queste qua sono i sacchettini, uno va in giro, questo era sostanzialmente quello che ho fatto volentieri, insieme a altre persone molto brave nel fare questo lavoro, un lavoro di merda, scusate la parola, no. E invece è un lavoro molto bello, nel senso, proprio solo una battuta, perché seguire lupi vi assicuro che è una cosa molto molto entusiasmante. Si raccoglie l'escremento intero, poi un campioncino viene mandato a fare le analisi genetiche. Da queste analisi genetiche, cioè scusate, dalle analisi in generale sugli escrementi, si fanno le analisi genetiche. Da quello mitocondriale si capisce se si tratta di un maschio o di una femmina, dal DNA mitocondriale. Da quello invece del nucleo si capisce proprio qual è il suo genotipo, cioè gli si può dare un nome. E poi si guarda anche la dieta, perché a seconda dei peli contenuti dentro l'escremento si saprà anche cosa si è mangiato il lupo. Ok, questa cosa l'ho detta. La dieta del lupo, peccato, non si vede il grafico. Vabbè, cose che vi ho già detto, soprattutto animali selvatici, ma d'estate anche animali domestici, eh? La cacca d'identità, come la chiama Luca Giunti, è un guardiaparco, e poi quella che viene estrapolata appunto con l'analisi del DNA. E in questo modo si riescono anche a capire, vedete, questo è un riassunto ad esempio del gran branco del Gran Bosco, come, vedete, la fantasia degli studiosi non è mai eccezionale, eh? F1, femmina 1, M2, maschio 2, si riproducono nel 2001, nel 2002, e fanno M10, M16, F15, sono i loro figli, ok? E si va avanti così e si riescono a capire, senza vederli mai, chi sono questi lupi. Poi si analizzano le carcasse, sempre all'interno del monitoraggio, e certo, perché era interessante capire cosa si mangiavano i lupi, ma soprattutto se erano animali sani o meno. La maggior parte delle carcasse di lupo recuperate, scusate, di animali uccisi, mangiati dal lupo, e recuperate, evidenziavano questo midollo giallo, rosa e gelatinoso invece che giallo e compatto, e questo è perché è un animale debilitato, quindi a fine inverno, magari perché vecchio, magari perché ha mangiato poco, ecco, quella è la preda del lupo, non è l'animale sano. Quindi in questo senso i lupi si sa che hanno fatto un'ottima funzione anche di eliminazione di alcune malattie. Avete sentito parlare della cheratocongiuntivite che ha colpito i camosci? Ecco, il lupo
fa man bassa di camosce ammalati di cheratocongiuntivite. Di questo, ad esempio, alcuni pastori sono anche contenti perché salvano un po' le pecore da questa malattia. Poi magari se le vanno a mangiare. Fiat, ok? No, scherzo. Questa è un'impronta di lupo, perché si cercano le tracce. Un'impronta non è per niente significativa, come spero di avervi spiegato, invece seguire le tracce può essere una cosa che ci fa capire se si tratta di lupi oppure di cani. I lupi si muovono in modo molto rettilineo, quindi poche sbavature lungo il sentiero, sono poco curiosi, loro sanno dove vanno, piuttosto se sbavano dal sentiero per inseguire un animale. E poi soprattutto stanno molto a passare uno dietro l'altro, e quindi seguendole soltanto per alcuni chilometri magari si scopre che quello che sembrava essere un lupo solo in realtà erano due, e poi magari si scopre che erano quattro. Un'altra cosa che si fa è la tecnica del wolf howling, cioè indurre l'ululato nei lupi, ma è una cosa che li disturba molto, e quindi si cerca di concentrare soltanto se è necessario questo tipo di analisi. Allora, questa cartina faccioccata, semplicemente per farvi vedere che con la tecnica che vi dicevo dell'analisi del DNA, si sono seguite queste dispersioni, cioè animali che a un certo punto fanno la loro ultima cacchina qua, e quella dopo la fanno qua, e quella dopo ancora qua. Anzi, qui è stato investito, questo lupo. Però comunque si è recuperato il DNA dal cadavere. Perché vi faccio vedere questo? Perché ha testimonianze in più che i lupi non sono stati portati, ma sono arrivati da soli. Figuratevi che senso avrebbe prendere un lupo e portarlo qua, se tanto ci arriverebbe comunque. Ci arriva comunque, basta dargli tempo. Io vi ho fatto vedere delle linee rette prima, perché erano escrementi trovati qua e là, ok? Invece col GPS ci si rende conto che, ad esempio, Slav, che era un lupo, è un lupo sloveno, perché di là, se vi ricordate, c'erano ancora, è partito, si è fatto circa 1000 chilometri attraverso il confine con l'Austria, è passato vicino a Bolzano, e vicino a Verona, attenzione, incontra quella che viene chiamata Giulietta, che era invece una lupa italiana, probabilmente venuta anche lei dalle nostre vallate, in dispersione si incontrano lì, e lì decidono di fare un branco. Peccato che è una zona dove non ci sono tante prede selvatiche, quindi continuano a massacrare i pastori, e purtroppo bisognerà trovare delle soluzioni per aiutarli, se vogliono, se vogliono farsi aiutare. Mi avevo detto che adesso ci sono 8 cani antilupo. Sì, in realtà ce n'è ben di più, ma ci arrivo tra pochissimo, perché ho una slide apposta. Allora, giusto per farvi vedere dove siamo. Siamo nel bel mezzo di un territorio di lupi, che vengono chiamati quelli del Lot Morien e Val Cenischia, perché il branco che si muove in questa zona negli anni è sempre stato transfrontaliero, certi anni di più, certi anni di meno. Cosa vuol dire? Che va anche in Francia. Allora lui non vede i confini, la gendarmeria non lo ferma, non gli chiede la cacca d'identità, sono schizzinosi, e quindi vanno avanti e indietro. E questo branco qua esiste tutto sommato da un po' di anni, comunque è uno abbastanza dei più recenti. Adesso la situazione, sicuramente sono ancora presenti, però credo sia anche poco utile dire quanti sono, perché magari tra 2 giorni sono di meno. Rapporto con l'uomo, dell'uomo e il lupo oggi, e qui vado verso la conclusione. Perché metto le pecore? Perché questo è il punto fondamentale. Il lupo è un predatore e nessuno gli toglierà mai dalla testa di mangiarsi gli animali più facili, perché è un ottimo economista. Massimo a resa, minimo sforzo, quello che fanno tutti gli animali, e lo fanno anche loro. Cos'è successo? Quando qua c'erano i lupi, i greggi venivano portati in una certa maniera, quindi non si potevano tenere, come dire, troppo allargati, bisogna essere presenti, di notte bisognava recintarli o metterli in stalla, e avere soprattutto i cani. Questo 120 anni fa. Poi il lupo è scomparso, almeno l'abbiamo eliminato, ed è stato molto più comodo, ma giustamente direi, avere greggi più grandi, spargerli sulla montagna, magari controllarli una volta al giorno. Ecco, da quando il lupo è tornato questa cosa non può più essere presente, questa novità, perché poi alla fine è un modo moderno di fare al peggio quello. Bisogna ritornare invece alle origini. Adesso questi qua, che sono proprio i cosiddetti cani antilupo, in realtà ormai sono anni
questi otto sono solo gli ultimi, sono alani che vengono impiegati dai pastori che hanno grandi greggi, vengono forniti dalla regione normalmente, poi chiaramente del lupo, anzi lo attaccano. I cani hanno paura? I cani normalmente abbastanza sì. Forse chihuahua no, ma chihuahua non può, ma gli altri sì, e questi lupi, scusate, questi mastini abruzzesi, pastori maremmani, patù, chiamiamoli come... Queste qua maremmano ad esempio, pastore maremmano, però vengono anche chiamati mastini abruzzesi, sono tutte razze leggermente diverse, patù, pastori dei Pirenei, sono tutti molto grandi, molto mordaci. Stanno con le pecore, sono cani assolutamente alienati, che non sanno di essere cani, perché da piccoli vengono messi con gli agnellini e quindi quando crescono difendono il gregge perché per loro è il loro branco. E quindi non hanno impulsi a mangiarsene le pecore neanche se hanno fame, almeno non dovrebbero. Se uno li utilizza, li tiene come mantenuti, come quando te li danno, questa cosa non succede. Dopodiché se li abitui a fare dei cani normali, si mangeranno le tue pecore. Matematica. Come ci si difende dai lupi? Beh, è una cosa che riguarda soltanto i greggi. Le recinzioni e il ricovero notturno sono fondamentali. L'80% degli attacchi che avvengono tutti gli anni sono all'aperto, difficilmente entrano nelle recinzioni. La recinzione deve essere elettrificata. Oppure si possono usare i cani da guardiania o tutte e due le cose insieme. Se si usa tutte e due le cose insieme, si va tranquilli. Fulvio Benedetto, io lo dico sempre, un pastore della Valchisone, 1900 pecore tra due branchi, in una zona dove riceve attacchi frequenti, ha chiaramente per tante pecore così, c'ha sette cani di quelli lì, che gli fanno volare i lupi in aria tutte le volte che arrivano, e non ha neanche un attacco. Chiaro che di notte le deve recintare col filo elettrico e tenere i cani dentro il recinto. Deve accarezzarli poco, deve trattarli come delle pecore. Poi vengono usati anche altri metodi, ad esempio uno nel dissuasore acustico, mettere delle fotocellule, se si avvicina un animale al recinto, la fotocellula comincia a mettere dei suoni, tipo suoni che fanno paura al lupo, e si è visto che i suoni che gli fanno più paura sono le voci umane. Quindi, immaginate, passate di notte vicino alle pecore, pira! In realtà è una registrazione, però funziona abbastanza bene. Flandri sono praticamente un metodo che veniva utilizzato per la caccia al lupo. Fili distesi nel bosco attorno al gregge con dei brandelli rossi di stoffa che penzolano. Questa roba il lupo non riesce proprio a sorpassarla. Non riesce a sorpassare, gli fa una paura tremenda, non si sa come mai. Giusto per capirci, il cane da guardania, cioè che fa il guardiano, è diverso da quello da conduzione. Quelli non sono cani che eseguono facilmente degli ordini. Mai passare dentro quei greggi di pecore, mai correrci in mezzo, mai dare fastidio alle pecore, o agli agnellini o direttamente al cane, perché questi qua mangiano. Li mangiano. Mordono, staccano e fanno tutto quello che devono fare. Ultima problema, sempre per rimanere un po' aggiornati, perché per rimanere un po' sul pezzo, se no sono le solite robe sui lupi. Ultimo problema del lupo è l'ibridazione tra lupo e cane. Abbiamo detto che sono la stessa specie, quindi possono dare dei figli riproduttivi, e questa cosa succede, purtroppo succede molto in Toscana. Ormai c'è una situazione vicino a Grosseto che non è più un caso di ibridazione, ma si dice sciame ibrido. Una roba incontrollabile, lì non ci sono più i lupi, ci sono questi ibridi, quindi lupi che assomigliano molto dei cani o cani che assomigliano molto dei lupi, vedete come volete voi, come volete definirla. Sta di fatto che non sono dei lupi in grado di comportarsi in modo perfetto nel loro mestiere di super predatore, non so se possono essere anche pericolosi, perché il cane non ha paura tanto dell'uomo come il lupo, e quindi se si porta dentro, sostituisce dei suoi geni il lupo con quelli di un cane, potrebbe anche essere pericoloso. Nel dubbio questi animali vengono catturati, sterilizzati, rimessi in libertà, la maggior parte, perché potrebbe essere, quello lì potrebbe essere il famoso, quello che io chiamo il morso sul sedere, di un animale che obiettivamente non ha fatto vittime sull'uomo, che si sa, almeno qui in Val di Susa, dal 1500, ma io sono sicuro che basterà un morso per fare scoppiare un casino che li eliminerà tutti. Vi dico solo questo. Nel 1500 e fino al 1700 effettivamente, non me lo nego, ci sono riportati una serie di uccisioni di bambini da parte di lupi. Però se si dice questa cosa bisogna per onestà intellettuale dire anche altre due cose. Era diffusa la rabbia
cosa che adesso non è più diffusa, non c'erano più prede. E poi probabilmente i bambini andavano al pascolo da soli con le pecore. Esatto. E cosa bambini, che attualmente... Venivano mandati da soli al pascolo con le pecore. Che era un mestiere che andava fatto, ma tutto sommato non troppo pesante, i bambini potevano farlo. È una situazione completamente diversa da quella di adesso, ma banalmente perché non c'è la rabbia, oppure perché ci sono le prede, oppure perché i bambini non fanno più quella roba lì. Ma sono sicuro che se adesso i bambini accompagnassero le pecore non ci sarebbero grossi problemi, perché non ci sono più quegli altri due condizioni. Ultimissima cosa, vi ringrazio dell'attenzione dicendo questo, vi faccio vedere dov'è la Val di Susa in questa immagine, sempre per rimanere allegri. La Valle di Susa è qua, questi sono luperi ritrovati morti. Perché vi faccio vedere questo? Perché la Valle di Susa ha un record che aveva in assoluto rispetto a, penso, a livello assolutamente europeo, ma secondo me se andiamo a scavare anche mondiale. Infrastrutture. Ci scommetterei le scatole. Perché avendo un fondovalle così infrastrutturato, qui abbiamo avuto una mortalità di lupi pazzesca. Adesso dovremmo essere arrivati per la provincia di Torino a 62 lupi morti da inizio 2000-2001, il primo che è stato investito a Ulzio. Siamo arrivati a 62, se non erro, la maggior parte in Val di Susa e la maggior parte uccise da treni e ferrovie. Scusate, da ferrovie, strade, autostrade anche. Questo perché due branchi, quello considerato dell'alta Val di Susa, zona Bardonecchia, che è transfrontaliero, anche quello che va in Val Claret, e il branco del Gran Bosco, che invece sta leggermente più in giù, utilizzano tutti e due i versanti della vallata. E in quel senso sono obbligati ad attraversare. Sono ovviamente in dispersione quasi sempre. Quasi sempre in dispersione, ma attenzione, il 64% sono maschi. E questa cosa è rilevata in tutto il mondo, i maschi sono meno attenti attraversare la strada. Diceva Luca Giubbi che in genere sono giovani, adolescenti, sì, però più stupide delle femmine. Sono perché maschi. Anche loro. Cioè, no, no, ma no, no, dici, guarda, secondo me dici anche bene. Perché effettivamente è una statistica, cioè non è così, non può essere altrimenti. I lupi giovani maschi in dispersione o in predispersione, quindi quando cominciano a girarsene per il territorio di origine, un po' così più da soli, da zuzzurelloni. Ok? Allora, cosa succede oltre confine? Allora, se dalla nostra parte i lupi muoiono sotto le macchine o bracconati, dall'altra parte cosa succede? Dall'altra parte questi branchi transfrontalieri rischiano direttamente le carabine, perché come sapete in Francia è stato approvato un piano d'abbattimento che vede una quota massima di lupi abbattibili ogni anno. Una cosa che stanno cercando di portare anche legale qua in Italia, non è che può aumentare il suo fabbisogno, è quello, nella loro capacità del 10% di attacchi è quella, quindi non possono aumentare. Quello che possono fare è aumentare a livello di arco alpino, cioè nuovi branchi in altre zone, e piano piano questa cosa sta succedendo. Va bene, io vi ringrazio e vi dico che se vi interessano altre informazioni c'è questo sito, si chiama Life Wolf Alps, che è quello più aggiornato a livello di informazioni sui lupi, specialmente su quello che succede. È stata ritrovata tra l'altro una lupa morta sopra Rubiano, una giovane lupa morta.